a tutti ragazzi, sono Sparks, benvenuti in un mio nuovo video. Oggi parleremo di cose piccanti perché è uscito il Bro Talk a insaputa di tutti, così nessuno si aspettava nulla. È arrivato il Bro Talk come un treno, è arrivato proprio su YouTube con la premiere. Quindi stasera alle ore 19 Bro Talk, mi raccomando, ci vediamo nella mia live alle ore 18:30. Creiamo un po' di hype, poi guarderemo la premiere insieme e faremo una reaction. Quello che farò io adesso in questo video è parlarvi di tutti gli indizi che ho scoperto finora. E Detective Sparks, come tutti voi ben sapete, ne trova tanti di indizi. Innanzitutto cominciamo con elaborare quello che è successo ieri. Prima di iniziare ti ricordo che se vuoi essere sempre aggiornato sugli indizi e sulle cose misteriose di Brawl Stars, mi raccomando, lascia un bel like qui sotto e soprattutto iscriviti al mio canale e attiva le notifiche. In questo modo potrai essere sempre aggiornato sulle novità di Brawl Stars e soprattutto sulle anteprime misteriose di Brawl Stars, che molte persone non ne parlano, ma Sparks parla sempre di tutto e dà i suoi predict. Quindi in questo video faremo predict del Brawl Talk e quindi del prossimo aggiornamento. Scoveremo tutti gli indizi lanciati dalla Supercell nelle due immagini caricate ieri e sveleremo qualche spoilerino che hanno fatto i community manager della Supercell su Twitter. Cose incredibili, soprattutto sul Map Maker. Iniziamo subito col video. È assurdo che ne stavo parlando qualche giorno fa di tutti i trio che si stavano creando, e proprio in una delle mie live dicevo che secondo me il trio Snowtail si sarebbe completato con l'arrivo della Brawlydays. Quindi ragazzi, qua c'è stato un predict assurdo. Vabbè che era quasi scontato pensare che a Natale, quindi nel periodo invernale, sarebbe arrivato il terzo personaggio del trio Snowtail. Però c'era sempre quel dubbio, dato che l'anno scorso sono arrivati i pirati e non c'era nulla di natalizio, che tranne che la nuova modalità. Mi aspetto la modalità ruba regali che torna, perché se non torna vuol dire che ruba regali è stata accantonata per sempre. Se non torna a Natale vuol dire che sarà abbandonata per sempre. Cosa è successo ieri? Ieri, mentre ero in live, arriva la notizia di alcuni utenti in chat che dicono: oh Sparks, è uscito il Brawl Talk. Io non ci ho creduto dall'inizio, ma come può essere il Brawl Talk? Siamo all'8 novembre, che fanno a fare il Brawl Talk ora, se il Brawl Pass finisce quasi a fine mese? Cioè, mi sembra un po' assurdo farlo ora, cioè mancano due settimane alla fine del Brawl Pass. E intanto la Supercell ci ha fatto questo scherzetto. Vuoi vedere che droppano pure l'aggiornamento venerdì 13 con tanto di scaramanzia? Allora andiamo a guardare intanto qual è stata la prima immagine. Ecco qui l'immagine. Questa è l'immagine che avete visto tutti. Quindi c'era questa ambientazione natalizia, tutta di neve, tutti questi oggetti messi così a caso nella mappa, il cappellino Star Park, queste segnaletiche e tutto. Questa è la vostra versione. Ovviamente c'è anche la versione di Detective Sparks. Volete vedere la versione di Detective Sparks? Perché Sparks si è impegnato a cercare ogni dettaglio in questa mappa e questo è quello che è venuto fuori. Facciamo uno schiocchetto di dita per vedere se funziona. Al mio 3, 1, 2, 3. Ecco qua la versione di Detective Sparks. Allora, questo è quello che ho trovato io. Ora voi dite: madonna, sei un pazzo Sparks. Ho il radar nei miei occhi che svela ogni segreto, ogni piccolo segreto di questa mappa. Allora, primo indizio: simbolo Star Park in alto. Quindi il simbolo Star Park sta a indicare che questo qua è un aggiornamento di Star Park ed è un'ambientazione che sta dentro Star Park. Lo vedete, Snow Hotel, si sapeva che era dentro Star Park. Possiamo notare come sfondo questo grande hotel, dove c'è anche una montagna russa dove giocano alcuni e volano. E adesso vi svelerò anche un piccolo segreto su questa montagna russa. Sotto questo simbolo di Star Park possiamo trovare una segnaletica con Snow Hotel, perché questo qui sotto è scritto Snow, ma è Snow Hotel, come tutti sappiamo. C'è il trio Snow Hotel, che è l'hotel di Mr. P. Possiamo notarlo dal fatto che, guardate la segnaletica qui sotto, che anche se è messa al contrario, se guardiamo poi in cima nel tetto dell'hotel, questa segnaletica è uguale, che è il simbolo di Mr. P. Quindi ragazzi, vi posso già dire che la nuova season si chiamerà Season Snow Hotel. Secondo me sarà così. Magari sbaglio, al 90% il mio predict dice che la nuova season sarà nuova season Snow Hotel. Uno, perché si completa secondo me il trio, e adesso vi svelo anche cosa ho combinato io. Quindi confermo un altro nuovo trio, che da due diventano tre, che sono Mr. P, Gelindo e quindi il nuovo brawler, che vi svelerò probabilmente anche il nome. Ho fatto tante ricerche che voi non potete nemmeno immaginare cosa ho combinato in queste poche ore. Sotto Snowtail vediamo out of order, quindi fuori produzione diciamo, chiusura del pass season 1. Perché? Perché nell'ultimo Brawl Talk cosa hanno detto i community manager? Hanno detto: ragazzi, vi raccomando, riscattate tutto il Brawl Pass della stagione 1, perché non appena uscirà il nuovo aggiornamento con la nuova stagione, quindi la nuova season Snowtail, che succederà?
tutti i premi verranno riscattati automaticamente, perché verrà chiusa per sempre la Brawl Pass 1. Quindi chiusura del pass Season 1. Scendiamo sotto, mortuari. Cos'è il mortuari? È la modalità che hanno inserito su Brawl Stars durante Halloween. Quindi questo qua con la freccia verso sinistra sta a indicare uscita, secondo me. Quindi l'uscita di questa modalità del mortuario, quindi la fine della modalità di Halloween. E sopra invece la freccia verso destra, che sta a indicare l'inizio di una nuova modalità, che è la nuova Season Snowtail. Questo è come lo interpreto io, ragazzi. Inoltre sotto abbiamo degli indizi. I primi due indizi sono questi qua. Sono dei bastoncini da ghiaccioli e questa sottospecie di triangolo giallo, che secondo me potrebbe avere a che fare o col naso o con la bocca del nuovo Brawler. Durante questo video vedrete anche come io ho disegnato il Brawler. Ho preso l'immagine del Brawler, l'ho colorata tutta in base ad alcuni indizi e in base a come me lo immagino io nel trio Snowtail. Parliamo adesso delle valigie. Le valigie sono ovviamente due valigie. E voi vi direte: ma che ci fanno queste valigie qua? Ci sono due valigie grosse e poi c'è un porta oggetti piccolino. Nella valigia grossa abbiamo il simbolo di Ambra, come potete ben vedere qui sotto, valigia di Ambra, e poi ho messo nuova skin. Quindi secondo me queste valigie stanno a indicare che stanno arrivando delle nuove skin. Non credo remodel, anche perché Ambra è uscita ora. Quindi nuova skin per Ambra, che non ha avuto nessuna skin. E poi c'è anche una valigia col colore di Leon, ma la cosa che comunque fa capire che è Leon, questo piccolo simbolo che lui possiede nel suo cappello, ne ha due nel suo cappello, e quindi fa capire che Leon potrebbe avere una nuova skin. Quindi la valigia potrebbe stare ad indicare che loro stanno trasportando degli abiti nuovi o degli abiti. Quindi per abiti noi indichiamo su Brawl Stars delle skin, quindi nuove skin per Leon e nuova skin per Ambra. Secondo me la stessa cosa vale per Piper. Questo qui è un portaoggetti, ma come simbolo alla farfallina, che in pratica è il fermacapelli che usa Piper, un fermacapelli a forma di farfalla. Quindi secondo me potrebbe arrivare o una nuova skin per Piper o magari un piccolo remodel, non lo so, probabilmente una nuova skin come per Leon e come per Ambra. Questo qui in alto secondo me è Gelindo, quindi l'introduzione della nuova skin di Gelindo Schiaccianoci, che ha vinto tramite il Supercell Make nell'evento di Brawlides, dato che siamo nella stagione Brawlides. Quindi introduzione di Brawlides, introduzione alla nuova stagione Snowtail. Inoltre ci sono vari indizi in questa mappa che stanno a indicare Mr. P. Possiamo trovare i suoi pinguini messi sull'albero, c'è una sciarpa qui sotto e poi ci stanno anche alcuni oggetti di Mr. P sparsi nella mappa. Quindi secondo me potrebbe indicare una nuova skin per Mr. P o un remodel per Mr. P. Uno dei due secondo me arriverà al 99%, o nuova skin di Mr. P o remodel. Ho anche un dubbio, perché ci sono sempre sti calzini di Spike. Cosa vogliono dirci? Vogliono dirci che sta arrivando finalmente un nuovo remodel di Spike, oppure una nuova skin anche per Spike, quindi tre skin leggendarie? Non lo so. L'ultima cosa che ho trovato in questa immagine è anche il logo Brawl Stars, che è tornato quello vecchio, non è più il logo di prima, è tornato di nuovo il vecchio teschio. Ora parliamo dell'altra immagine che ha pubblicato la Supercell. L'altra immagine che ha pubblicato la Supercell è quella della premiere su YouTube, e adesso andiamo a vedere pure. Questa è l'immagine della premiere. Vediamo il nuovo Brawler, che dicono Ice Brawler, quindi Brawler di ghiaccio. Però io quell'Ice non lo metterei proprio come ghiaccio, lo potrei anche inserire come ghiacciolo o come gelato. Ad esempio, se andiamo a guardare lo sfondo, possiamo trovare comunque questa pista, che l'abbiamo già vista su Star Park, adesso vi farò vedere dove. E poi abbiamo questo furgoncino, che molti mi dicevano che era un furgoncino dei gelati, ma a quanto pare credo sia più un taglialegna che un furgoncino dei gelati. Quindi potrebbe essere un brawler di ghiaccio che abbia a che fare con il taglialegna, quindi potrebbe essere uno che disbosca gli alberi. Non sto a dire che è così, però ragazzi, dopo aver visto questa cosa qua, posso benissimo dire che questo qua non è un camion dei gelati. Non so da dove hanno visto sto camion dei gelati, no? Perché c'è soltanto un camioncino che trasporta con delle corde un albero. Quindi non credo sia una... forse hanno scambiato l'albero per un gelato. Magari ha a che fare con il lancio di ghiaccioli, come Leon, che Leon lancia degli shuriken, magari lui lancerà degli ghiaccioli. Potrebbe essere un boscaiolo che ama i ghiaccioli, ama i gelati, quindi mangia sempre gelati. Oppure, la butto là, ogni tanto mangia un gelato e gli esce un potere super. Ad esempio potrebbe essere come Maxine, che usa la super per andare più veloce. Magari lui usa la super per fare magari più danno, non lo possiamo sapere. Lo scopriremo stasera alle 7. Comunque notiamo sullo sfondo la nuova ambientazione. In teoria, se facciamo caso, sembra proprio un campetto quasi da calcio. Se notate bene lo sfondo, sembra proprio la mappa di gioco. Avete presente
presente quando ci sono le varie mappe di gioco, cioè quindi rettangolino, e poi c'è sempre sulla sinistra una sorta di case, cose varie, sulla destra. Comunque questa qua, secondo me, sta a indicare la nuova ambientazione. Quindi quello sopra potrebbe essere anche una mappa di Raffa Gemma, una mappa di Football, che farà vedere sicuramente sotto la porta magari queste rotaie, perché nell'ultima ambientazione messicana stavano gli acquascivoli, se non ricordo male, gli acquascivoli con il robottone che si faceva gli acquascivoli col gommone. Questa qui invece è un'altra attrazione, quindi qua abbiamo ambientazione Snowtel con questa nuova attrazione di gioco. Quindi secondo me questa montagna sta a indicare che quella è la nuova ambientazione di Snowtel. Ma non è finita qui. Il Detective Sparks si è trasformato nel Designer Sparks e ha detto: perché non proviamo a colorare questo brawler? Come lo possiamo colorare? Sono andato a cercare un po' di indizi. Se andiamo nel Video Star Park c'è un'immagine che è questa qui. Se fate caso, nell'immagine dove c'è proprio la mano che indica, c'è un pupazzo di neve. Quindi molto probabilmente il nuovo brawler, ci sono pure gli alberelli ricoperti di neve, tutto proprio come nell'ambientazione fatta dalla Supercell. Quindi il nuovo brawler potrebbe essere un pupazzo di neve. Infatti quel triangolo secondo me potrebbe essere anche il naso con la bocca, che invece della carota ha quel triangolino. E poi ci sono i ghiaccioli che vanno a indicare che lui è formato di ghiaccio. Quindi potrebbe avere a che fare, secondo me, con questo personaggio. Come l'ho disegnato allora io? Ho preso la forma di questo personaggio, ho detto vabbè, facciamo un po' come lui. Ovviamente l'immagine del brawler non è così, ma tutti i brawler cambiano aspetto di solito. Allora ho preso l'immagine della Premiere, l'ho ritagliata tutta e ho creato questo brawler. Guardate, eccolo qua, ecco il brawler che ho creato. Allora ho usato il colore dei guanti di Gelindo, con lo stesso stile di Gelindo. Poi ho usato i pantaloni e la maglia di Mr. P, in modo da richiamare i colori del trio Snowtel. Infatti se fate caso, il trio Snowtel è vestito proprio così. Poi ho usato la stessa faccia che c'era nell'immagine, quindi il pupazzo di neve. Ho preso la carota, l'ho messa al posto del naso, come per indicare un pupazzo di neve. Ho messo quegli occhioni grossi, neri e blu, come proprio nell'immagine del Video Star Park. Ho usato lo stesso cappello bianco e nero e rosso, come lì, e l'ho ricreato perfettamente in stile Snowtel, ma con l'immagine di Star Park. Ho messo pure il simbolino qua del fiocco di neve che c'era pure sul quadro. In teoria non so se ci sarà questa qua, ma io l'ho messa. Ho messo il colore oro perché i personaggi di Snowtel hanno dei bottoncini in oro, quindi ho voluto mettere questo qua in oro. Però ragazzi, non è fatto così. Adesso sicuramente voi vi state chiedendo: ma che significa il lu che c'è in alto a destra? Volete sapere cos'è? Al 90%, e dico al 90, ma da 90 potrebbe arrivare a 0%, potrebbe essere il nome di questo nuovo brawler. Perché lu? Perché ho fatto una piccola ricerca. Se voi siete dei youtuber, sapete ci sono degli strumenti per poter estrarre delle parole chiave dai video, e lo facciamo insieme, così vi spiego come si fa. Allora andiamo sul sito YouTube Tag Generator. In questo sito possiamo inserire il link di un video e lui ci dice quali tag sono stati usati. Andiamo a inserire quindi il video di Brawl Stars della Premiere. Troviamo tags: non sono robot, ancora non sono robot, ci diventerò magari un giorno. Ecco quali sono stati i tag, ragazzi, dell'ultima, di questa Premiere. Abbiamo Brawl Stars, Mobile Game, bla bla bla, Supercell Game, Brawl Talk, Brawl Pass, New Season, lu. E chi è lu? Ora io non so se lu possa significare Snowtel in un'altra lingua, però c'è anche Mr. P, Mr. P, Winter, Snow e Brawlidays. Questo qua sono i tag usati dalla Supercell, ragazzi, dalla Supercell. Non è che io sto inventando dei tag a caso, sono del video Supercell. Guardate il tag RB1JZ, se andiamo qui RB1JZ è questo qui. Io l'ho preso e ho usato lo stesso tag. Dice lu, quindi lu è nuovo probabile nome del nuovo brawler che sta arrivando su Brawl Stars. In questo modo con i tag hanno confermato Snowtel, quindi l'arrivo della nuova stagione Brawl Pass Snowtel confermata al 100% probabilmente. Mr. P, perché Mr. P? Perché secondo me Mr. P riceverà qualche cosa in questa season. Potrebbe essere una nuova skin o un remodel, anche se Mr. P è il manager dello Snowtel. E poi c'è anche Brawlidays che sta a indicare l'arrivo del Brawlidays, quindi delle vacanze di Natale di Brawl Stars. Quindi ragazzi, il Detective Sparks ha pure scovato il nome del nuovo brawler probabile. Non è sicuro, però questo lu ha a che fare con qualcosa. E secondo me, dato che non ci sono ancora brawler che si chiamano lu, potrebbe essere il nome del nuovo brawler. Torniamo all'immagine della Premiere. Vi ricordate quando vi ho detto prima che c'era questa attrazione che si era vista pure su Star Park? Vi ricordate dove si è vista? Perché se non lo ricordate, ci pensa Sparks. Un utente su Twitter mi ha mandato questa immagine, mi ha taggato in questa immagine, esattamente Davy Wolf, quindi ti ringrazio Davy Wolf. In questa immagine possiamo notare che la stessa roller coaster usata nell'immagine della Premiere, quindi questa qui sotto, è uguale alla stessa giostra, come dicono loro, la stessa attrazione usata su Snowtel. Inoltre, This Fall to Ride
possiamo vedere che c'è anche un pinguino, quindi va a confermare che questa qui è l'attrazione presente su Snowtail. Nel video vi ricordate che poi l'attrazione lanciava il carro in aria? È come proprio nell'immagine lasciata da Sugars, dove si vede Gelindo che schizzava in aria. Non so se è Gelindo, ma credo sia Gelindo che schizzava in aria, e quindi è proprio quella. Loro hanno previsto tutto su Star Park. Nel video di Star Park troveremo tutti gli aggiornamenti che stanno arrivando, ragazzi. Qui c'è pure Leon. C'è pure Leon, quindi probabilmente avevano già previsto anche la nuova skin di Leon, anche se c'era Nitala, quindi non credo ci sia qualche remodel per Nita, non lo so. Quindi detto questo, abbiamo scovato già un altro indizio, sono pieno di hype e spero che anche voi siete in hype. Ditemi in chat se siete in hype, ragazzi, siete in hype, anche nei commenti, scrivetemelo nei commenti. Se non avete visto questo video in premiere insieme a me, scrivetemi allora dopo nei commenti cosa ne pensate di tutte queste informazioni che ho dato. Ci credete? Pensate che Sparks sta facendo dei predict perfetti? Ha trovato tante informazioni buone secondo voi? Secondo me, ragazzi, sto facendo centro su molti predict. E adesso la Super Saiyan mi dirà morta sicuramente. Detto questo, ragazzi, passiamo a un'altra cosa. Cosa arriverà nel prossimo aggiornamento? Secondo me arrivano delle nuove opzioni per il map maker. Allora, su Twitter Frank ha confermato, diciamo confermato, perché ha detto forse, l'arrivo di un nuovo aggiornamento del map maker sul prossimo aggiornamento. Adesso gli faccio vedere anche il post, perché è giusto, no? Voi dite, ah, non ti credo. Faccio vedere il post, ragazzi, perché ho salvato. Eccolo qua il post. Il post dove Frank, dove un utente chiede: possiamo aspettarci dei nuovi aggiornamenti sul map maker nel prossimo aggiornamento? E Frank risponde maybe, quindi forse. Vi faccio un predict: secondo me finalmente aggiungeranno tutte le modalità, quindi rapina, ricercati, tutte le modalità di Brawl Stars le aggiungeranno. E secondo me aggiungeranno pure gli eventi speciali, perché la Supercell vuole che noi creiamo delle nuove mappe anche per gli eventi speciali, secondo me, come Super City, come Robo Assalto, come Raid. Secondo me lo potrebbe fare. E inoltre pensate se potete giocare con gli amici a Super City, a Raid, in una mappa creata vostra. Cioè, sarebbe figo, ragazzi. Non lo so, nessuno l'ha confermato, ma secondo me arrivano nuove modalità sul map maker, nuovi oggetti sul map maker da aggiungere alle mappe. E inoltre aggiungeranno pure le modalità, secondo me, speciali, quindi Raid, Super City e le altre cose. Vedremo stasera, ovviamente. Ci sono 3 minuti di Brawl Talk, spero che siano 3 minuti pieni di succo. Questa è la maggior parte delle cose che ho trovato in pochissime ore, e sembrano poche ma sono tantissime, ragazzi. Sono quasi riuscito a trovare quasi tutti gli indizi del prossimo aggiornamento, e secondo me ci azzecco pure sul nuovo brawler e sul nome. Lo scopriremo stasera, ore 18:30. Vi aspetto nella mia live, ragazzi, mi raccomando, nella mia live, perché guarderemo insieme a voi e faremo la reaction di questo nuovo Brawl Talk che arriverà stasera e annuncerà tutte le novità del prossimo aggiornamento. Allora, che ne pensate, ragazzi, del Detective Sparks? Ho fatto un buon lavoro pure adesso o no? Mi merito qualche nuovo iscritto? Tu che stai guardando il video e ancora non sei iscritto, perché non ti sei iscritto? Pusha un ditino su iscriviti. Iscriviti subito, mi raccomando, attiva la notifica, oppure ti perdi ogni singolo indizio che scoprirò sul prossimo aggiornamento di Brawl Stars. Ragazzi, noi ci vediamo stasera alle 18:30, come ho già ripetuto tantissime volte, ma ve lo ricordo perché voglio che venite tutti e dobbiamo divertirci insieme a creare hype in chat, perché ogni volta ci divertiamo tantissimo. Voglio superare il record dei 350 spettatori stasera, quindi stasera vogliamo arrivare a 500. Invitate tutti i vostri amici nella mia live. Commentate qui sotto se avete trovato altri indizi sul prossimo aggiornamento. Mi raccomando, ragazzi, da Detective Sparks è tutto. Ci vediamo alla prossima. Bella!